Cari alunni, piede dopo piede abbiamo dato vita a un magnifico viaggio nel mondo dell'arte e quindi continuiamo a camminare in allegria con un nuovo piede d'autore e tutto ciò grazie al mega galattico progetto intitolato Scelte in Viaggio e offerto a tutti voi, ma da chi? Ma dalla biblioteca ragazzi di Piacenza, biblioteca che io vi invito caldamente a frequentare perché è il regno magico di affascinanti libri che potrete leggere gratuitamente. E oggi conosceremo da vicino un gigante dell'arte, un gigante di nome Lucio e di cognome Fontana, facile da ricordare. Lucio Fontana, amici miei, è diventato celebre in tutto il mondo non per aver dipinto un bel quadro, ma per aver tagliato la tela che invece avrebbe potuto dipingere. Ma perché lo ha fatto, direte voi? Era impazzito? Oppure non era capace di dipingere e allora ha inventato un modo per diventare celebre? No, niente di tutto ciò, perché Lucio Fontana era un pittore davvero molto bravo, eppure un abile scultore. Ciò che ha fatto, lo ha fatto per affermare un concetto molto, ma molto importante. Ma per capirlo bene, dobbiamo tornare indietro nel tempo. Dunque, attenti. L'obiettivo numero uno dei pittori per molti anni è stato quello di imitare la realtà e pennellata dopo pennellata cambiare il bianco della tela in un'immagine apparentemente più vera del vero. Dico apparentemente perché in verità il quadro pertanto ben dipinto non era la realtà che ognuno di noi può toccare, ma colore che un pennello ha deposto su una tela, in pratica una vera illusione. Dobbiamo ricordare che un tempo non c'era la macchina fotografica e chi voleva avere un ritratto o il ricordo di un bel paesaggio doveva andare da un pittore. Allora, al tempo di Lucio Fontana tutti conoscevano la macchina fotografica che in realtà era lo strumento più abile di ogni pittore a fermare la realtà in una fotografia. Lucio Fontana quindi non voleva più vedere una finta realtà, una realtà dipinta con un pennello, ma la vera realtà, quella che c'era dietro alla tela bianca appoggiata al cavalletto e quindi una realtà che la tela copriva e rendeva invisibile agli occhi. L'unico modo per vedere oltre la tela era quello di tagliarla e, aprendola con le mani, ammirare il mondo al di là, proprio come accade dal buco di una serratura. Nella prima lezione vi ho raccontato che l'obiettivo dell'arte contemporanea non è quello di parlare unicamente agli occhi, ma anche al cuore e alla mente, accendere domande e far ragionare. E Lucio Fontana, il grande tagliatore, di domande ne ha illuminate tante, ma davvero tante. E ora, dopo tante parole e tanta teoria, tuffiamoci come un tuffatore nel laboratorio creativo e diamo vita al mirabolante piede d'autore come lo avrebbe immaginato Lucio Fontana. Dunque, prepariamoci perché partiamo proprio immediatamente. Operazione numero 1. Prendiamo un foglio bianco e la ben nota matrice del nostro piede. Eccola qua. Operazione numero 2. Contorniamo la matrice con una matita, ovviamente dalla punta pungente. Non avendo la punta pungente, l'unico modo è farle una bella punta con il temperino. Ora dobbiamo immaginare il piede appena contornato come la tela del pittore, una tela che noi lasceremo bianca, ma che appenderemo ad un muro di mattoni, muro che dobbiamo quindi creare. Ma come creeremo il muro? Allora, dobbiamo appoggiare un righello, il più largo che avete,
e una volta appoggiato il righello disegnate tante righe larghe proprio come il righello, quindi tutte uguali partendo dall'alto e scendendo ogni volta come potete notare dalle immagini a fianco. Ora dobbiamo creare i mattoni, quindi mettiamo il righello in posizione verticale e dividiamo le righe precedentemente tracciate. Dividiamo a metà circa la numero 1, la 3, la 5, mentre la riga 2, la riga 4 e tutte quelle pari non verranno divise a metà, ma prima o dopo, perché in tal modo daranno vita a un vero muro di mattoni, proprio come lo costruirebbe un provetto muratore. Ed è giunto ora il momento della coloritura. Le righe dei mattoni devono diventare il cemento che li tiene uniti e il cemento naturalmente è grigio come i pastelli che io ho scelto, vedete? Mettete quindi in evidenza il tutto e per rimanere dritti aiutatevi ancora con il righello. Ecco fatto. Come potete vedere dalle immagini l'opera comincia davvero a prendere forma. Continuiamo ragazzi? Finora è tutto chiaro? Vi ricordo che potete fermare il video in qualunque momento e ammirare con calma e magari anche ritornare indietro per rivedere l'operazione. Coloriamo ora i mattoni? Che ne dite? Allora, per colorare i mattoni dobbiamo scegliere i pastelli nelle tonalità del marrone e anche un po' di arancio e rosso, ecco, come quelli che ho scelto io. Ma coloreremo i mattoni con la polverina, naturalmente, magica! E due mattoni tra loro vicini dovranno, attenti bene, avere colore differente. Quindi fate attenzione. Ma fate davvero molta attenzione a non far scivolare la polverina all'interno del piede, perché quello deve rimanere bianco come la tela di Lucio Fontana. Partiamo prima con un colore e coloriamo un mattone qua e un mattone là. Poi cambiamo colore e coloriamo altri mattoni e via fino alla fine. Ed ecco la meraviglia, ma è un vero muro, ma è incredibile. Con la gomma, che io non ho qui vicino a me, comunque con la gomma ora molto delicatamente, cancellate eventuali macchie colorate all'interno del piede, perché facendo la polverina con le dita è facile macchiare un po' di qua e un po' di là. Però voi ponete molta attenzione, mi raccomando, e vedrete che creerete un'opera d'arte incredibile. Poi, una volta che abbiamo anche cancellato le macchie, con un pennarello nero, contornate come ho fatto io e ammirate. E ora dobbiamo diventare dei veri tagliatori di tele. Quindi prendiamo le forbici, magari non grandi come la mia, ma quelle più facili, quelle con la punta arrotondata, meno pericolose, è preferibile. E guardate, piegate il foglio, quello con il piede disegnato, il muro colorato, fate finta che sia questo, lo piegate così, non facendo forza, perché rimarrebbe la riga, lo tenete proprio arrotondato e all'interno del piede tagliate con le forbici, come sto facendo io, così. Ok, ora riaprite il foglio e ancora con le forbici allungate i tagli in modo tale da raggiungere da una parte le dita e dall'altra parte il tallone. Ecco, i tagli vanno fatti tutti all'interno del piede. E ora viene davvero il bello, perché dai tagli nella tela Lucio Fontana voleva vedere la vera realtà. Noi invece dai tagli vogliamo vedere ciò che davvero ci piace e quindi a voi la scelta. Ma come faremo? Voi tutti dovrete cercare nelle immagini dei giornali, nelle carte regalo, un po' ovunque, magari facendo direttamente voi un disegno, ciò che vi piacerebbe ammirare dai tagli nel piede. E per procedere ora vi spiego come dovremo fare. Attenti, perché una volta che avete scelto o realizzato l'immagine, io ho trovato della magnifica carta regalo con un volo di farfalle che mi fa davvero impazzire, appoggiate sopra l'immagine o la carta regalo o il disegno che avete fatto nuovamente
la matrice, proprio quella che avete usato all'inizio per fare il contorno del piede sul foglio bianco, e poi contornatela ancora, ma rimanendo un pochino più larghi. Poi vi dirò perché. Ritagliate ora l'immagine lungo la linea che avete appena tracciato e ai margini, è per tale motivo che abbiamo preferito rimanere un po' larghi quando l'abbiamo contornata, mettete un po' di colla. Ora girate il foglio che prima abbiamo colorato e, come potete notare, grazie al pennarello nero riusciamo a vedere il profilo del piede. E ciò è importante per farvi combaciare l'immagine che dovremo poi vedere dai tagli. Pare tutto molto complicato, ma guardando il tutorial vedrete che non avrete il minimo problema. Ora rigiriamo e incrociamo le dita. Avremo raggiunto l'obiettivo? Ma certo che abbiamo raggiunto l'obiettivo, perché allargando un pochino i tagli con le dita, ecco apparire quello che c'è dietro, ciò che noi davvero vogliamo vedere. Ovviamente ne vediamo una parte, perché è un po' come guardare il mondo dal buco di una serratura, quelli di una volta però, eh? Ed eccoci alla parte finale, il titolo del progetto, ovvero scelte in viaggio. Il titolo da affiancare al piede, lettera dopo lettera. Lettere che ritaglieremo, come abbiamo già avuto modo di vedere nel tutorial precedenti, da vecchi giornali. Lettere che, una volta ritagliate, andremo a ricomporre incollandole una dopo l'altra all'opera d'arte. Opera d'arte che, lo dobbiamo proprio ammettere, ora che è finita, è un vero capolavoro. Guardate, è un capolavoro incredibile, e chi avrà l'onore di poterlo ammirare, che mai potrà dire? Ma non c'è dubbio, ma dirà un wow, ma di pura meraviglia. E a nome mio e della magica biblioteca Ragazzi di Piacenza, che ci ha dato l'opportunità di vivere il progetto Scelte in Viaggio, mando un bacio a tutti, un forte 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 abbraccio e un grande 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 ciao.